Dopo la 125 e la 1000 finalmente saltiamo in sella alla CB300R. La piattaforma è quella della 125, la base è quella della 125, ma come aspetto somiglia molto di più alla sorella maggiore, la 1000. Siamo ospiti di Honda Italia e oggi andremo a provarla qui sui colli intorno a Roma. Non vediamo l'ora, siamo veramente curiosi. Siamo molto curiosi perché questa moto promette di piacere al neofita, si può guidare con la patente a due, ma anche al motociclista più navigato. E oltretutto forse la cosa più importante al momento per quanto riguarda le moto che hanno questo utilizzo sia cittadino che extraurbano, queste moto un po' tuttofare, fa 30 km con un litro, quindi è una moto che costa poco nella manutenzione e quindi tra la 125 e la 1000 è davvero un buon compromesso che può piacere a tutti. Prima di portarvi a fare un giro in sella con me, ve la racconto un pochettino, vi faccio vedere un po' di dettagli. Partiamo dal cuore di questa CB300R, che è il monocilindrico, quattro tempi raffreddato a liquido da 286 cc. I cavalli sono 31,4 a 8500 giri, la coppia registra 27,5 Nm a 7500 giri. Allora, partiamo dall'avantreno, dove troviamo una bella forcellona Showa rovesciata da 41 mm. L'impianto frenante ha un disco da 296 mm, pinza radiale a 4 pistoncini, disco flottante a margherita. Ovviamente c'è l'ABS, poi quando andremo a farci il nostro giro vi racconterò qualcosa in più di questo ABS a due canali con piattaforma IMU. Cerchi in alluminio da 17 pollici, gommati Dunlop. Ci spostiamo dietro, abbiamo un disco singolo sempre a margherita da 220 mm e il mono regolabile su 5 posizioni, il precarico è regolabile su 5 posizioni. Telaio tubolare, serbatoio bello scolpito, un serbatoio con tappo incernierato, con chiave, 10 litri, quindi percorrenza di circa 300 km con un pieno di carburante. La sella 799 mm da terra, quindi è molto bassa e anche molto stretta qui. Buono lo spazio anche per il nostro passeggero, che ha anche le pedane ovviamente richiudibili. Diamo un occhio anche al forcellone scatolato in acciaio. Ha spessori differenziati, cosa vuol dire? Vuol dire che dove serve è un po' più spesso, dove non serve è più sottile per risparmiare sulla bilancia. Eccoci arrivati finalmente alla parte dinamica del nostro test della CB300R. Io personalmente ero molto curiosa di provare questa moto dopo aver provato il mese scorso la 125R. Avevo davvero voglia di provare questa 300 perché, come vi ho raccontato nella prova, la 125 ha queste sovrastrutture, questa ciclistica addirittura esagerate per una moto di piccola cilindrata, esagerata nel senso più buono e più positivo del termine ovviamente. Questa 300, che in comune con la 125 ha ben l'80% dei componenti, ben si sposa con la ciclistica dedicata. La posizione in sella è molto molto comoda, la moto è piccolina, tant'è che a un primo colpo d'occhio dici oddio non ci sto. Invece io sono 1,65 m, sto più che comoda perché pedane, manubrio, sella sono davvero ben angolate, ma indubbiamente fino al 1,80 m riuscirete a stare comodi con le ginocchia non troppo flesse. È molto bella la strumentazione, che è in tutto e per tutto uguale a quella della 125, fatto salvo per questa parte qui di destra dove sulla 300 troviamo l'indicatore di temperatura, mentre sulla 125 avevamo l'indicatore di marcia inserita. La strumentazione è regolabile su 5 intensità di luminosità, quindi in qualsiasi condizione di luce potrete vederla al meglio.
c'è il flash di cambiata qui al centro, lo impostate voi al range di giri che preferite, quindi vi suggerisce quando cambiare la marcia perché state tirando il collo alla vostra CB. La moto, come vedete, è agilissima, divertentissima, 140 kg di peso, 143 in ordine di marcia, quindi immaginate quanto sia facile e divertente. La ciclistica supporta la voglia di una guida un po' più sportiva, scende in piega con grande facilità. Il motore da 286 cc, 31,4 cavalli a 8500 giri, è sempre pronto, brillante, divertente. I cavalli e anche la cilindrata sono un pelo inferiori rispetto alle moto della concorrenza, ma tenendo conto che questa CB ha anche 15 kg in meno rispetto alla concorrenza, il rapporto peso potenza è tutto dalla sua parte. A favore della sicurezza c'è l'ABS, ma un ABS un po' speciale perché sia sulla 125 che su questa 300 l'ABS ha la centralina IMU. Cosa significa? Significa che c'è una piattaforma che va a controllare 100 volte al secondo la posizione della moto per andare a distribuire la frenata nel migliore dei modi sull'asse anteriore e posteriore. La frenata risulta quindi sempre ben modulabile e soprattutto sicura, anche se si va a pinzare, l'ABS fa assolutamente il suo dovere. Il freno posteriore è un po' più blando, ma comunque sempre ben modulabile. Frizione e cambio a 6 marce sono, come si suol dire, di burro, sicuramente non vi affaticano nemmeno nel traffico urbano, dove questa CB davvero può essere considerata al pari di uno scooter per leggerezza, agilità e facilità di guida. Oggi abbiamo fatto un bel po' di chilometri, città, extraurbano, collina, strade a scorrimento veloce, anche Roma centro. Io finché non l'ho vista non ci credevo che le strade di Roma fossero così dissestate come si sente dire. E devo dire che le sospensioni, vi ricordo che il mono è regolabile nel precarico su 5 posizioni, le sospensioni sono ottime, perché è una moto che non si tira indietro quando c'è da guidarla in maniera un po' più sportiva, ma non perde di comfort su pavé, buche e quant'altro. Il prezzo è di 5.090 euro franco concessionario, la moto è disponibile in nero opaco oppure in rosso, questo rosso ciliegia metallizzato, oggetto della nostra prova. Le finiture sono assolutamente degne della casa dell'ala, in Honda ci hanno ben abituato, quindi anche queste moto che sono entry level sono comunque moto che hanno un aspetto piacevole e molto molto ben curato. Sentite anche che bel rumorino di scarico. La moto in città o quando la si usa comunque a un range basso di giri è molto molto silenziosa. Appena si apre un po' il gas tira fuori il caratterino e lo fa anche sentire. Divertimento, sicurezza, una bella bella linea che speriamo vada ad avvicinare i giovani e faccia tornare un po' la voglia di moto. Per noi la CB300R di Honda è assolutamente promossa. Fatemi sapere se vi è piaciuta, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima prova.